Insomma, sembra che Beyoncé e Jay-Z ci abbiano preso gusto a girare i loro video nelle location più belle del mondo. Ne avevamo parlato già qualche video fa in occasione di Apeshit girato al Louvre. Il prossimo monumento incriminato sembra essere il Colosseo. A fine giugno, infatti, un'agenzia incaricata dalla casa discografica di Beyoncé si sarebbe fatta avanti per chiedere la location alla direzione del parco, ma sembra che le date erano già impegnate dalle riprese televisive di Piero Angela. Vabbè, fin qua niente di strano. Prima fai le riprese tu, poi le faccio io, le sposto di qualche giorno, non c'è nessun problema. Se non che il parco archeologico fa sapere in una nota, leggiamo testualmente, che in considerazione della complessità del monumento e della visibilità internazionale, l'iter doveva prevedere la presentazione con congruo anticipo di un progetto dettagliato in linea con le politiche culturali del parco. Nella stessa nota l'ente precisa che per la realizzazione di tali riprese la prassi, oltre al canone concessorio di ben 250.000 euro, prevede necessariamente l'individuazione di una causa benefica a cui devolvere ulteriori fondi specifici con modalità da concordare. Cioè, suona più o meno così: visto che girare il video al Colosseo è un casino e avrai un sacco di problemi, siccome mi dai pure una visibilità internazionale, sai che c'è? Ti faccio un prezzaccio, 250.000 euro e non ci pensiamo più. Ah, però non ti dimenticare di andarti a cercare anche una causa benefica a cui devolvere qualche altro migliaio di euro, però prima fammi sapere chi è, perché devo capire se mi piace o no, se può andar bene. Ora, la famiglia Carter sicuramente non andrà sul lastrico per una cifra del genere, probabilmente equivale più o meno al peso del catenone d'oro che si metterà Jay-Z al collo per girare il video. Ma il fatto che il Colosseo venga valutato 17 volte in più del Louvre sicuramente è un punto di partenza interessante da cui far cominciare un ragionamento che riguarda in maniera più ampia la valorizzazione e la messa a reddito del nostro patrimonio artistico. Quindi siamo furbi noi e sono stati fessi i francesi? La cosa interessante da capire alla base di tutto questo sarebbe il criterio con il quale viene valutato l'affitto di un monumento e quali sono le strategie di comunicazione e di promozione che ci sono alle spalle del nostro patrimonio. Per quanto mi riguarda, operazioni del genere andrebbero assolutamente incoraggiate e non stoppate con dei paletti che potrebbero rendere difficile l'operazione e scoraggiare l'eventuale interlocutore e perdere questa occasione. L'operazione che ha fatto il Louvre ha portato al museo circa 122 milioni di visualizzazioni su YouTube ad oggi. Presso un pubblico probabilmente abbastanza nuovo e giovane, senza contare tutte le iniziative collaterali che sono riusciti a costruirgli intorno. E vogliamo pensare che il Louvre ha bisogno di farsi pubblicità e il Colosseo no? Vabbè, pensiamolo pure. Come al solito in questi casi vengono fuori i differenti approcci alla promozione e alla comunicazione che allontanano inverosimilmente noi italiani dal resto del mondo. Adesso non dico che bisognava invitarli a fare il video gratis, ma almeno non creargli problemi e spianargli la strada, questo potevamo farlo. E non è neanche tanto per il Colosseo, che ovviamente se non entra nel video di Beyoncé non succede niente, ma è sintomatico proprio di un approccio sbagliato e spocchioso che chi gestisce il nostro patrimonio continua ad avere nei confronti delle immense opportunità che vengono offerte dal mondo social e digital e sistematicamente invece vengono sottovalutate o addirittura ignorate. Cioè, visto i risultati che hanno avuto questi due, i musei o i siti archeologici italiani dovrebbero fare a botte per accaparrarseli, anche solo per fargli scattare una foto davanti al portone. E invece no, gli diciamo che se non si presentano come si deve con la valigetta piena di soldi è meglio che se ne stanno a casa. Cose da pazzi. Per farvi capire come vengono gestite queste cose, se andate sulla pagina del Parco Archeologico del Colosseo ci sono indicati tutti i responsabili, le varie mansioni e le varie aree di competenza. Ho cercato di contattare quindi la responsabile delle relazioni con il pubblico, la stampa e i social network. Quindi dove la contatti la responsabile dei social network? Sul social network. Ok. Proviamoci. Per cercare di avere un approccio un po' più professionale ho provato a cercarla su LinkedIn. Niente, sembra che non ci sia. Vediamo su Facebook. Ok,
c'è. Le chiedo l'amicizia e le scrivo un messaggio. Poi, guardando un po' il feed, mi rendo conto che il suo lavoro su Facebook è fermo al 28 aprile dello scorso anno. Quindi mi chiedo, perché fai responsabile dei social una persona che i social non li usa? Mistero. Allora ho pensato, ci sarà una pagina Facebook del Colosseo? Effettivamente c'è e viene anche utilizzata, quindi proviamo a contattarli lì. Ok, inviato messaggio, di solito rispondono entro un'ora, mai più ricevuto risposta. Nel frattempo mi è caduto l'occhio sui mi piace della pagina e vi giuro, davvero non ci potevo credere. Sapete quanti mi piace hanno? Piace a 3.491 persone, meno di Confine Edizioni, che è la casa editrice più piccola del mondo. Per piacere, facciamo uno sforzo e andiamo a mettere tutti quanti mi piace sulla pagina Facebook del Colosseo, perché questa cosa davvero non si può sentire. Giusto per continuare il confronto, sapete quanti mi piace alla pagina Facebook del Louvre? Lo volete davvero sapere? Piace a 2.439.193 persone. Basta, non vi dico più niente perché la cosa si commenta davvero da sola. Quindi il Louvre fa il video con The Carters e fa 122 milioni di visualizzazioni, il Colosseo risponde con il video di Francesco Totti che fa ben 400 visualizzazioni. Per carità, Francesco Totti mi sta simpaticissimo. Bisognerebbe espropriargli la pagina Facebook e farla gestire a un comitato per la salvaguardia della comunicazione del patrimonio. Ok, ritorniamo seri. Quindi, come vedete, il pesce puzza sempre dalla testa. Finché avremo dei dirigenti che pensano che la promozione e la vita digitale possano essere gestite in questa maniera, il nostro patrimonio non potrà mai diventare un volano per lo sviluppo di questo paese e non darà mai lavoro a nessuno. Soluzioni? Sto giro veramente non me ne viene in mente nessuna. Voi che ne pensate? Vi viene in mente qualcosa? Ditemelo.